Buonasera e benvenuti alla seconda puntata della seconda stagione del Punto Punto Web. Oggi questo collegamento sarà un po' particolare perché per motivi diciamo proprio di isolamento non mi posso trovare nello studio, quindi già premetto che molto probabilmente ci sarà sarà un po' disturbata. Anche oggi la puntata prevede due parti. Nella prima parte parleremo di sanità, lo faremo con Angelo La Rosa in rappresentanza del Comitato Cittadino Giarre di Vogliamo l'Ospedale e con Gianluca Castriano, vice segretario Movimento Siciliani Liberi. Poi nella seconda parte avremo in videocollegamento la consigliera comunale di Fiume Freddo di Sicilia, Marinella Fiume, e ancora parleremo della giornata di ringraziamento fatta la scorsa domenica per padre Gian Battista Ravisarda, che dopo 35 anni di arcipretura parrocchiale a Fiume Freddo di Sicilia passa il testimone a padre Carmelo di Costa. Intanto mi dicono che non si sente benissimo l'audio e quindi nell'ultima parte troveremo lo chef Enrico Amatucci che ci illustrerà una ricetta per la vigilia di Natale. Io vi ricordo che appunto siamo in diretta e quindi potete interagire con noi commentando o facendo domande appunto durante la puntata. Andiamo quindi a salutare i nostri ospiti, Angelo La Rosa e Gianluca Castriciano. Salve, buonasera a tutti. Buonasera a voi. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera e benvenuti. Grazie per l'opportunità che ci state dando per poter insomma esprimere le nostre opinioni e i nostri pareri. Grazie a voi. Allora, intanto quindi presentiamo i nostri due ospiti. Angelo La Rosa, lo conosciamo bene, seguiamo da anni appunto l'opera del Comitato Cittadino Rivogliamo l'Ospedale. Gianluca Castriciano invece è appunto vice segretario del Movimento Siciliani Liberi. Partiamo intanto appunto da Gianluca Castriciano, che magari ci illustra meglio quali sono le linee del movimento. Allora, Siciliani Liberi è un movimento con testa e cuore in Sicilia. Siamo un movimento siciliano, non abbiamo referenti o capi politici fuori dalla Sicilia e quindi non abbiamo chi da Roma, dalle segreterie romane, ci indica e ci impone la politica da fare, perché il problema fondamentale è che i rappresentanti dei partiti siciliani nei partiti italiani non possono e non fanno mai gli interessi dei siciliani, proprio per una questione di carriera personale o comunque di interessi prettamente personali. Il nostro movimento è un movimento indipendentista, noi crediamo nell'indipendenza della Sicilia, in un percorso che possa portare sicuramente a emancipare questa terra, a riappropriarsi della propria identità, della propria cultura e delle proprie risorse, perché in queste condizioni, con questa situazione politica in Sicilia, noi non abbiamo la possibilità di far crescere la nostra terra, siamo trattati come una colonia interna dello Stato italiano, uno su tutti la mancata applicazione dell'autonomia siciliana dalla sua entrata in vigore, che comunque comporta un gravissimo danno economico, sociale e politico anche per tutti i 5 milioni di siciliani che vivono in questa terra e che vorrebbero avere una terra, una Sicilia diversa dalla situazione drammatica che viviamo in tutti gli aspetti sociali e economici della nostra isola, politici e culturali. Questo sicuramente ci differenzia dai classici partiti, perché tutti i partiti italiani, lo vediamo quotidianamente, non fanno gli interessi dei siciliani, ma bensì rispondono a delle indicazioni da parte dei partiti italiani e quindi non fanno gli interessi del popolo siciliano. La mancata attuazione dello statuto ne è un esempio conclamato e evidente, magari più avanti parleremo della situazione pratica che poi comporta questo e dei danni enormi che ne subiscono i siciliani, a partire appunto anche dalla sanità. Il nostro movimento che ha ancora una struttura democratica interna, la direzione, la sua assemblea nazionale, abbiamo la segreteria, abbiamo i congressi per quanto riguarda la distribuzione,
Siamo presenti su tutte e 9 le province siciliane e quindi portiamo avanti una battaglia di dignità, una battaglia, un'idea politica che qualsiasi regione o territorio, anche europeo, con una struttura autonoma, io uno su tutti, la Catalunya per esempio, la Scozia, hanno dei partiti territoriali che rappresentano e difendono gli interessi di quelle regioni autonome, appunto come la Sicilia. Il nostro movimento si ispira a un percorso di indipendenza che la Sicilia, o comunque di movimentismo indipendentista che ha caratterizzato la Sicilia, e che nel suo passato la Sicilia è stata per 800 anni una nazione indipendente, con una sua economia, una sua politica, una sua struttura giuridica e amministrativa, e sicuramente questo ci dà ispirazione, ma abbiamo un nostro programma ben definito, una visione della nostra, della Sicilia, un programma per minimo a breve termine e a lungo termine per quanto riguarda la nostra terra, la nostra Sicilia. Angelo La Rosa, in prima puntata abbiamo intervistato l'epidemiologo Cacopardo, quindi abbiamo affrontato nuovamente il tema della sanità, ma dal punto di vista medico. Dal punto di vista di quelli che sono i servizi, le infrastrutture, appunto, cosa possiamo dire della sanità in Sicilia? La sanità in Sicilia, come in molte altre regioni, però in meridione maggiormente, è messa malissimo. L'abbiamo visto, diciamo, per quelle che sono state anche appunto di recente le visite degli ispettori ministeriali, perché a quanto pare c'erano dei dubbi per quanto riguardavano appunto la problematica relativa all'emergenza Covid. E di conseguenza appunto cercare di capire che tipo di disponibilità di posti negli ospedali pubblici ci potessero essere appunto per affrontare tale emergenza. È chiaro che la sanità pubblica in Sicilia è più che in altre parti d'Italia, però per esempio mi viene da pensare alla Calabria, che non è messa molto meglio, e comunque in genere le regioni del sud hanno una coperta molto corta. Per collegarmi, diciamo, a un tema prettamente politico, è chiaro che la responsabilità è solo esclusivamente politica, perché nel passato si sono dilapidati appunto e stornati molte di quelle che erano le voci che servivano alla sanità pubblica per dare quei livelli essenziali di assistenza stabiliti anche dai decreti nazionali, tipo il decreto Balduzzi, che è quello fondante, diciamo, ultimo su cui si basano appunto i parametri riguardanti l'emergenza, la proporzione tra unità complesse e unità semplici e tutto ciò che riguarda l'organizzazione sanitaria. È chiaro che se i capitali sono stati stornati dal pubblico al privato, oggi in una situazione di emergenza, così come ampiamente e dettagliatamente illustrato il professore Cacopardo nella scorsa puntata, ci ritroviamo per esempio nel territorio Giara Cireale, tanto per rimanere, diciamo, a una problematica che noi come comitato cittadino Giara, vi vogliamo l'ospedale di cui io sono il portavoce, affrontiamo da 5 anni, che ha penalizzato ulteriormente un bacino d'utenza di 250.000 abitanti circa. Su 176 posti letto, 150 quelli dell'ospedale di Cireale vengono adibiti a Covid, e di fatto sottraendo, a cominciare dal pronto soccorso, quindi alle emergenze urgenze, tutto ciò che riguarda le assistenze a una popolazione così vasta. Se andiamo a fare un rapporto di paragone, per esempio, con Catania, il suo Interland, e vediamo come proposito a vedere proprio appunto questi dati di cui stai parlando. Esatto, con una popolazione di 750.000 abitanti, mi riferisco solo Catania e Interland, quindi i comuni proprio a ridosso di Catania, perché già Paternò e Biancavilla per esempio fanno parte di un altro distretto sanitario. A fronte di questi abitanti, le 4 aziende ospedaliere di Catania, ricordiamolo, l'Anas Garibaldi, il Policlinico Vittorio Emanuele, il San Marco e il Cannizzaro,
offrono ben 2.491 posti letto. Quindi tre volte la popolazione del nostro hinterland ha una proporzione di 15 volte di posti letto in più. Ora, la scelta della politica di optare per Acireale, che da molti, non da noi, è ritenuta un'eccellenza, per carità, nel personale è sicuramente un'eccellenza perché lavorano facendo i salti mortali, e anch'io ho avuto modo, diciamo, di vivere questo, come dire, genere di esperienza ospedaliera, perché effettivamente nelle professionalità sono veramente dell'eccellenza, anche se devo sottolineare che la maggior parte di loro provengono da quello che era l'ospedale di Giara, ormai chiuso da 5 anni, dal 2015. Quindi la scelta di optare per Acireale come ospedale Covid ha di fatto sottratto tutti quelli che sono i servizi, diciamo, no Covid, perché purtroppo è vero, in questo momento c'è un'emergenza Covid, ma non si muore soltanto di Covid. Ora, è chiaro che in questo momento le coperte sono così corte nella sanità pubblica che ci ritroviamo ad affrontare tutte le tematiche di cui l'emergenza Covid ha messo proprio a crudo e a risalto. Tornando appunto all'eccellenza di Acireale, dopo che coloro che hanno voluto avallare questa scelta, cioè trasformare 150 posti letto per l'emergenza Covid, quindi trasformarli in Covid hospital, si sono accorti che l'impianto di ossigenazione era assolutamente inefficiente ed era sufficiente solo per 68 posti letto. Quindi ci rendiamo conto come andiamo avanti di un paradosso all'altro lavorando appunto nelle emergenze. Se riesco ad affrontare il tema a tal proposito poi di quello che è il discorso del personale, o ci dobbiamo tornare dopo, non lo so. Ci torniamo dopo. Va bene. Sì, ci torniamo dopo. Gianluca Castriciano, appunto sì. Parliamo del servizio sanitario a partire proprio dal citato decreto Balduzzi. Assolutamente, diciamo che il decreto Balduzzi che è entrato in vigore, che è stato recepito dalla regione siciliana, ha portato, loro utilizzano parole in termini, rimodulazione, riorganizzazione, ma andando in sintesi si parla di tagli a posti letto, a ospedali, a punti di emergenza territoriale, sono tagli alla sanità lineari che vengono fatti in Sicilia. Questo ha portato un gravissimo danno, appunto, come appunto ha sottolineato il signor La Rosa, anche su tutto il territorio siciliano. Ma il principio basilare è quello che il decreto Balduzzi, che è stato imposto perché abbiamo appunto per scelte politiche, perché abbiamo dei politici territoriali eletti nei partiti italiani che rappresentano proprio la Sicilia, che vorrebbero rappresentare la Sicilia, che non fanno gli interessi siciliani, perché il decreto Balduzzi poteva benissimo non essere recepito dalla regione siciliana, in quanto la regione siciliana è una regione a statuto speciale, e quindi secondo l'articolo 17 poteva emanare un proprio piano territoriale per quanto riguarda l'organizzazione ospedaliera in tutta la regione siciliana. Questo a fronte di un altro principio molto importante, che è quello, perché questo è stato fatto soltanto per mettere in evidenza dei tagli economici, cioè per su un unico principio, quello del risparmio. Ma pochi e nessun politico siciliano, rappresentante nel Parlamento regionale o nel Parlamento italiano, ha mai detto, noi ne parliamo dal 2017, e quindi se ci avessero ascoltato, comunque se avessimo avuto la possibilità di avere una rappresentanza in Parlamento regionale, avremmo potuto portare avanti questa battaglia, che è quella che nel 2009 la regione siciliana e il governo italiano fecero un accordo. Quell'accordo prevedeva, perché la regione compartecipa alla spesa sanitaria, è passata la compartecipazione della spesa sanitaria della regione dal 42 al 49%. Di contro il governo italiano, per questo aumento di partecipazione alla spesa sanitaria in Sicilia della regione siciliana, doveva stornare 600 milioni di euro l'anno in ambito sanitario alla regione siciliana. Allora, il passaggio dal 42 al 49% con partecipazione che ha soltanto la regione siciliana è stato fatto, mentre i 600 milioni di euro che dovevano essere stornati dalle accise petrolifere prelevate dallo Stato italiano e che dovevano essere impiegati in sanità
in Sicilia dal 2009 ad oggi non si sono mai visti, e quindi stiamo parlando di circa 8 miliardi di euro l'anno sottratti dallo Stato con la politica italiana alla regione siciliana solo in ambito sanitario. Che magari sarebbero potuti servire appunto per potenziare i PTE a cui avevamo accettato. Avremmo potuto avere sotto l'aspetto, anche perché il problema fondamentale, perché poi oggi ci ritroviamo anche in questo modo, è perché non abbiamo le risorse per poter strutturare un sistema sanitario adeguato per la regione. Si parla di tagli, abbiamo visto come l'isola di Pantelleria, per portare un esempio, non ha un punto nascita. Cioè, è una cosa assurda che non possono le donne che devono partorire a Pantellerie in un'isola non possono avere la possibilità di poter partorire nella propria isola perché non hanno un punto nascita, perché siano stati fatti dei tagli e continuano a essere fatti in sanità dei tagli quando la regione siciliana poteva benissimo, perché nelle sue prerogative secondo la Costituzione italiana e lo Statuto siciliano, non applicare il decreto Balduzzi e fare un proprio piano di organizzazione ospedaliera in base alle caratteristiche e alla situazione che noi abbiamo in Sicilia, adeguata, utilizzando quei fondi e quei soldi che ci spettano e che ancora noi porteremo avanti ancora questa battaglia fino a quando questo non avverrà, questi soldi non verranno stornati e saranno destinati a essere spesi nella sanità siciliana come è giusto che sia. Quando partiti italiani o rappresentanti dei partiti italiani siciliani non hanno mai detto una parola su questo. Io ancora aspetto dal 2017 di essere smentito su queste tematiche, perché sono state affrontate anche durante la campagna elettorale regionale. Peraltro quello cui ho accennato, cioè la mancanza del punto nascita a Pantelleria, è credo condizione comune poi a tutte le isole minori. Sì. Io ho portato un esempio come appunto la mancata, poi noi parliamo di mancata attuazione dello statuto, articolo 17, miliardi sottratti alla regione siciliana, e magari siamo molto sul teorico, ecco, i cittadini, le persone che ascoltano non vedono la praticità. Poi l'esempio dell'ospedale di Giarre diventa la praticità di questa mancata attuazione, di questa difesa dei diritti siciliani da parte della politica siciliana, che tutto fa tranne che curare gli interessi, e in questo caso una cosa molto importante, preoccuparsi della salute dei siciliani. Quindi poi arriviamo all'aspetto, ecco, pratico, doloroso, sulla pelle delle persone, che è proprio quello di cui stiamo parlando oggi e che il signor La Rosa sta raccontando poc'anzi. È un esempio concreto, ecco, di quello che succede, perché sicuramente se fosse stato affrontato questo problema in tempi non sospetti, a quest'ora noi potevamo sicuramente affrontare in maniera adeguata quello che viene a essere il problema Covid. Sta un altro fatto importante che da marzo, specialmente in quel periodo, marzo, aprile, maggio e successivamente, è stata la regione a doversi approvvigionare di quegli strumenti adeguati per difenderci dal coronavirus. Cioè Roma è stata completamente assente nel supportare anche la regione o i siciliani nell'affrontare questo tipo di pandemia. Angelo La Rosa. Sì. No, mi voglio collegare a una cosa che ha detto il dottor Castigiano, cioè vale a dire, il decreto, non entro in meriti, diciamo, di alchimie politiche, partitiche particolari, perché io sono completamente allergico, da qualunque parte la si guardi, la politica purtroppo non fa oggi, è ben noto, gli interessi appunto dei cittadini, dalla sanità a tante altre situazioni. Il decreto Balduzzi, se veniva applicato in regione siciliana come si deve, chiaramente, per esempio, parlo di Giare perché sappiamo benissimo la storia di Giare. Giare non doveva essere chiuso, perché partendo appunto dai parametri del decreto Balduzzi, il fatto che il territorio di Giare, già nel suo distretto sociosanitario, serve una popolazione di 90.000 abitanti, che d'estate diventa quasi il doppio. Allora, è chiaro che l'ospedale di base di cui era dotato, ospedale di base che, ricordiamolo, per una popolazione fino a 150.000 abitanti, serviva appunto con il suo pronto soccorso, aveva nel 2009 ancora il suo punto nascita e tutti i servizi occorrenti a farlo funzionare, aveva la possibilità di dare quelle emergenze nelle urgenze appunto, che purtroppo hanno visto in questi 5 anni perire 16 nostri concittadini. Ed è un caso, forse il signor Castigiano non lo sa,
è un caso unico a livello nazionale, perché questo è frutto dell'accorpamento voluto nel 2009 dagli ospedali riuniti, per cui Giare di fatto è stato fagocitato in tutto e per tutto dalla Cereale. Ora, per dirla in siciliano, per dare un senso, diciamo, più forte a quello che è il pensiero che noi diciamo da questi anni, non si può spugliare a Cristo più che la bestia da Maria. Cioè, parliamoci chiaro. Cioè, quello che è stato fatto nei confronti di Giare è stato questo, per la logica della coperta molto corta. Mi collego a questo discorso col fatto che addirittura oggi, nell'emergenza Covid, si viene a precettare il personale di Giare, quel poco del personale di Giare, per vita, purtroppo anticipo, diciamo, quello che era forse un altro dei punti, però sì, certo. Allora, viene precettato il personale di Giare, quello che è abile ad affrontare l'emergenza Covid, perché non tutti, magari la gente non lo sa, non tutti sono idonei come personale ad affrontare l'emergenza Covid, perché chi ha delle patologie o chi ha una certa età viene, come dire, viene praticamente esentato da, appunto, diciamo, non mi veniva il termine proprio, viene esentato appunto da fare questo tipo di servizio. Allora, ragiono nuovamente sui numeri. Se oggi ad Acireale c'è stata una riduzione fino a 68 posti letto per quanto riguarda appunto la capienza totale dell'ospedale, che erano 150, io vorrei capire se effettivamente è vero che oltre il 50% a questo punto del personale di Acireale è non idoneo oppure imboscato, permettetemi il termine. Perché addirittura si viene a precettare il personale a Giare e noi siamo stati sul piede di guerra andando ad attenzionare giorno dopo giorno se effettivamente anche un solo infermiere che veniva tolto da un reparto poteva costituire di fatto un danno tale da creare un'interruzione di pubblico servizio o un disservizio tale da meritare una denuncia alla magistratura, perché noi eravamo pronti anche a fare questo. Ad oggi la sostituzione è di fatto avvenuta, cioè c'è stato uno scambio di personale non Covid mandato a Giare con quello Covid che da Giare è andato ad Acireale. Però ripeto, fino al 7 dicembre mi pare, quindi è stato garantito. Abbiamo saputo, esatto, che fino al 7 dicembre i turni sono garantiti. Però io vorrei sapere, l'abbiamo chiesto, ma molte volte anche non riceviamo alcuna risposta appunto anche da parte dell'azienda. Oltre il 50% del personale di Acireale, che fine ha fatto? Dove? È imboscato? Perché se noi andiamo a considerare che loro, a fronte di 82 posti letto mancanti, perché se la matematica non è opinione, per arrivare a 150 ci sono 82 posti letto che non vengono serviti. Allora, il personale che serviva 82 posti letto, perché non veniva mandato a Giare? E si attivava per esempio anche in maniera temporanea il punto nascita, la chirurgia, l'ortopedia, si ampliava la medicina e compagnia bella. Allora, lì materialmente nascono altri dubbi, i politici portano avanti altre scuse, perché sono soltanto scuse, e penso che appresso, diciamo, durante la trasmissione avremo modo di approfondire anche altri argomenti a tal proposito. Intanto mi dicono dalla regia che ci sono anche dei commenti o delle domande che stanno arrivando, le leggiamo. Salvatore Caldabiano, allo stato attuale in che condizioni versa l'ospedale di Giarre? Si sentiva dire di spostamento di reparti a Giarre, hanno fatto poi qualcosa? Quello ovviamente di cui stava parlando anche con la Rosa. Allo stato attuale spostamenti non ce ne sono, è chiaro che l'auspicio anche con un certo, come dire, incidenza politica che purtroppo a Giare manca a tutti i livelli. Nessuno si offenda, ma l'incidenza politica a Giare manca a tutti i livelli. Era quella di fare, diciamo, veramente un fronte comune, al di là delle di cose, diciamo, di poco senso, di poco impatto. Fare in modo che effettivamente a Giare, appunto, si prendeva il suo personale che non sta facendo niente a Acireale,
e si mandava a Giar per effettivamente fare i servizi che potevano essere fatti. Quindi in previsione appunto che siamo ancora in attesa che completino i lavori del pronto soccorso, che anche lì è diventata come la tela di Penelope. Il 18 il 18 settembre dovevano esserci, dopo 100 giorni, il cantiere consegnato, diciamo, quindi i lavori consegnati. Una prima scivola è stato per una variante il 31 ottobre, annunciato dal sindaco, annunciato dall'ASP. Dopodiché i giorni scorsi siamo ancora nella fase di un cantiere aperto. A tal proposito mi permetto di ricordare che c'è stato un atto di indirizzo del Consiglio Comunale di Giara votato all'unanimità, in cui si indicava al sindaco, quale presidente della conferenza dei sindaci, di dipanare sta matassa, perché i sindaci con la loro conferenza possono legalmente incidere in seno aziendale dell'ASP. Ma a tutt'oggi non sappiamo nulla, non si è fatto nulla. Quando sarà la fine di questi lavori? Perché alla fine di questi lavori, secondo la roadmap dell'ASP, ci doveva essere l'assunzione di 70 unità, tra medici, infermiere, OS, tecnici e compagnia bella, che dovevano permettere il funzionamento del pronto soccorso e delle parti adesso annesse. Questo per succintamente rispondere al signor Caltabiano. Andiamo con un'altra domanda. Francesco Calogero Marsala, la presenza di presidi sanitari nel territorio siciliano deve essere garantito in tutti i settori. Le emergenze Covid sono emergenze di 9 mesi fa e continuano a sussistere. Nulla o poco si è fatto in questo senso. La cosa più grave è che si cercano professionisti in pensione con alti rischi sulla possibilità di essere contagiati rispetto ai giovani. I giovani medici e infermieri formati in Sicilia hanno fatto le valigie tempo fa, poiché la domanda del ricco nord ha richiamato economicamente. Qui può rispondere anche Gianluca Castriciano. Assolutamente, dico, io sono d'accordo con il signor La Rosa, in primis che io credo che più che il sistema sanitario in Sicilia va implementato in tutti i settori, in tutti, cioè Giara deve avere il suo ospedale, il suo pronto soccorso, come Acireale, come, cioè noi dobbiamo implementare il sistema sanitario in Sicilia, i posti letto, gli ospedali, anche perché comunque la sanità deve essere al servizio dei cittadini, non bisogna pareggiare i bilanci, cioè sotto certi aspetti bisogna in primis mettere la salute dei cittadini. Dico inoltre che comunque i soldi in teoria per diritto ci spettano da essere investiti in sanità e sarebbero sufficienti per implementare in tutta la regione i presidi sanitari affinché possano svolgere pienamente il servizio nei confronti dei cittadini, come appunto anche l'assunzione di personale adeguato per gli ospedali che dovranno essere, come mi auguro si arrivi alla fine ad aprire l'ospedale di Giarre, come anche altri presidi in altri territori che in questo momento stanno soffrendo le stesse problematiche che sta soffrendo l'ospedale di Giarre, perché questa sofferenza sanitaria si ritrova in tutta la regione siciliana. C'è da dire un'altra cosa, che a livello italiano il sistema sanitario è stato indirizzato da politiche economiche affinché si implementasse il nord a scapito delle regioni del sud, perché non dimentichiamo, anzi mettiamo in evidenza, che per esempio dalla regione siciliana per andarsi a curare negli ospedali del centro nord Italia la regione comunque vengono esportate circa 400 milioni di euro l'anno per pagare queste cure fuori dalla regione siciliana. E appunto anche quest'altra cosa, i medici, gli infermieri che si formano a costo zero qui in Sicilia vanno a creare ricchezza o comunque a essere funzionali ad altre strutture ospedaliere. Infatti molto spesso capita che in ospedali del nord si trovano dottori, personale di eccellenza, medici formatosi al sud, ma che purtroppo sono costretti a emigrare. Questa non è una casualità o un'incompetenza o una mancanza di capacità dei siciliani nel poter strutturare un sistema sanitario adeguato, come anche in altri settori, andiamo da quello culturale, economico, turistico, possiamo fare tanti esempi, ma è una scelta, una volontà politica ben precisa di centri di potere italiano
per cui la Sicilia, nel nostro caso, ma il Sud in generale, sono una colonia interna del sistema politico-economico italiano. E ci sono i vari aspetti, come appunto quello sanitario. Quindi fino a quando comunque non c'è una presa di coscienza generale di tutti i siciliani che ci vengono sottratti dei diritti e delle risorse economiche da investire, in questo caso specifico, nella sanità, noi saremo sempre a parlare purtroppo di queste situazioni incresciose che viviamo sulla nostra pelle, come appunto l'esempio dell'ospedale di Giarre, perché Giarre e Cireale dovrebbero avere dei presidi sanitari adeguati ai propri territori, cosa che invece magari di questi accorpamenti, io porto un esempio, non so, un punto nascita a Mistretta che sono a circa 90 km dalla costa, cioè per arrivare all'ospedale sulla costa avranno grossi problemi, cioè qui si sta giocando sulla pelle purtroppo dei siciliani, ma le risposte si possono dare, sono risposte esattamente politiche. La regione siciliana non sta facendo quello che deve, ma non l'ha mai fatto, perché se fosse stata applicata l'autonomia queste problematiche non l'avremmo, e questo è un risultato fino a quando ora addirittura i dati sono stati confermati, appunto, di circa 400 milioni di euro l'anno che volano verso la Lombardia, verso le regioni del nord, per andare a curare i siciliani. In più, diciamo, siamo trattati come è evidente anche dai mass media sotto l'aspetto, perché poi passa il fatto che noi siamo incapaci, che la sanità siciliana è incapace, quando noi abbiamo grandi eccellenze, persone che comunque anche in Sicilia fanno un lavoro encomiabile, ma purtroppo non sono messi nelle condizioni adeguate di poter svolgere il lavoro che devono svolgere. E molti professionisti ce l'abbiamo, li formiamo e li mandiamo fuori. Ma questo, se fino a quando non c'è un'inversione di tendenza, in primis nella percezione dei siciliani della questione, perché noi le cause, gli effetti li possiamo analizzare, ma se non andiamo a concentrarci sulla causa e sulle motivazioni perché arriviamo a questo risultato, purtroppo cambierà ben poco. Angelo La Rosa, PTE, presidi territoriali d'emergenza. Parliamo del caso di Giarre. Allora, anche qui Giarre si distingue ovviamente, no? Cioè, siamo l'eccellenza dei paradossi, se posso usare questi eufemismi. Allora, il PTE di Giarre è quanto di più illegale ci possa essere. Che ne possono dire praticamente? Perché il decreto Balduzzi, che è il riferimento, diciamo, legislativo a cui bisogna fare riferimento, stabilisce che in un distretto sociosanitario non ci possono essere due punti territoriali di emergenza. Il punto territoriale di emergenza, essendoci il pronto soccorso a Giarre quando c'era, di fatto era il punto territoriale emergenza di Lingua Grossa. Ed è giusto che sia così, perché noi stiamo parlando della parte più estrema e distante, diciamo, dell'area geografica che del distretto sociosanitario di Giarre, ASP 17, e vuoi anche per le questioni turistiche invernali, vuoi perché il PTE di Lingua Grossa è a supporto della postazione medicalizzata di ambulanza del 118 che c'è a distanza appunto nell'ex ospedale di Lingua Grossa. Il PTE di Giarre non doveva esistere. Il PTE di Giarre viene escogitato come una trovata degli amici del caro amico Saretto Crocetta, ex presidente della regione, che ce ne siamo detti di tutti i colori, di cotto e di crude, il quale materialmente col suo governo di fatto dà l'input alla ASP con la fatidica delibera 664 di chiudere il pronto soccorso di Giarre e fa sì che succeda quello che noi abbiamo assistito in questi 5 anni a livello di cronaca nera, nel vero senso della parola. A un certo punto pensano di lasciare una sorta di contentino. Il contentino è il PTE. Il PTE ha già funzionato né più né meno come una guardia medica, impiegando un medico e un infermiere in un locale, quello che era dell'ex pronto soccorso, che accanto hanno pure la guardia medica. Quindi è un paradosso su paradosso. Tra le altre cose, nel momento in cui, ricordo bene, per esempio, nei primi tempi, quando ci fu appunto la chiusura del pronto soccorso e iniziarono le proteste che abbiamo via via portato avanti, avevamo chiesto, diciamo, perché Crocetta non ha avuto mai il coraggio di affrontare me, come non ce l'hanno mai avuto molti altri politici, perché io
personalmente peli sulla lingua non ne ho, padroni non ne ho, quindi sono libero, diciamo, di affrontare chiunque. Il fatto che non abbiano avuto il coraggio, per non dire in altro termine, che non mi posso permettere di affrontarmi, già la dice lunga su quello che sono praticamente i politici che si occupano di questi problemi o che pensano di occuparsi di questi problemi. Allora, il PTE avevamo chiesto appunto a quei pochi rappresentanti che si avvicinavano, che si dicevano portatori delle volontà del governatore Crocetta, ho detto: scusate, ma perché per esempio nelle ore 8.14 o 8.20 non li collegate a una diagnostica di base, vale a dire diagnostica per immagini e laboratorio analisi, che a Giare continuano a funzionare? L'anomalia sta nel fatto che il PTE non può essere collegato a questi servizi ospedalieri che hanno funzionato, continuano a funzionare e funzionano bene, nonostante qualche disservizio nel corso di questi anni che anche tramite denuncia abbiamo cercato di rimettere in linea e in riga, perché di fatto il punto territoriale emergente è un servizio territoriale del distretto, quindi paradossalmente viene allocato in una struttura ospedaliera ma non può usufruire di quei servizi, diciamo, diagnostici ospedalieri che permetterebbe, per esempio, se io gli portassi mio figlio che dopo essere caduto potrebbe avere una sospetta frattura, giusto, di fare delle radiologie, perché automaticamente il medico che era là dice: ma io non posso al tatto stabilire se effettivamente c'è una frattura oppure no. Quindi già per quanto riguarda il discorso di Giare, noi per esempio possiamo dire che il PTE è un'anomalia. Ora, con l'inizio dei lavori, c'è stato lo spostamento al vecchio ospedale. Diciamo che a Giare a questo punto abbiamo una guardia medica nell'ospedale di via Follarini e una sorta di guardia medica avanzata, che è il PTE, nel locale del vecchio ospedale. Per carità, il personale che c'è, sia infermeristico che medico, quando hanno potuto, punti di sutura, tutte quelle che può riguardare appunto dei piccolissimi interventi, lo hanno fatto, li hanno fatti bene. Il numero di persone che si rivolge di fatto conferma, nonostante appunto ci siano stati politici onorevoli e molti esponenti che hanno pensato solo di penalizzare e di deprezzare appunto e diffamare la struttura ospedaliera di Giare, che l'utenza si rivolge a questo PTE. Quindi, se ci fosse il pronto soccorso, noi, così come il parametro del 31 dicembre 2014, avremmo possibilmente quei quasi 20.000 interventi al pronto soccorso, che sono di gran lunga superiori di quelli che si facevano nella stessa data a Reci Reale. Nonostante, per esempio, a Reci Reale c'è qualcuno che sostiene: no, a Reci Reale ne facciamo 31.000, bravo, ne fai 31.000 ora perché c'è il pronto soccorso chiuso. Però è chiaro che il mio non vuole essere né una questione di campanilismo e né una questione, diciamo, di guerra tra i poveri. Però sicuramente tutti gli inghippi, tutti i bastoni fra le ruote, tutte le maldicenze che dicono a Giare, anche dal punto di vista riguardante, non so, la stessa struttura, spero di aver modo, diciamo, di approfondire anche questo altro argomento, che materialmente siamo in grado di smentire con tanto di documentazione. Cioè, non sono veri, non sono veri. Che è appunto il documento che attesta l'agibilità appunto della struttura. Noi all'epoca, nel 2000, quando poco prima di incontrarci con l'allora assessore Cucciardi, quando siamo stati con una rappresentanza anche dei sindaci, quando stavano facendo la rete ospedaliera nel documento appunto si attesta l'agibilità. Esatto, questo è l'unico documento in possesso del nostro comitato, l'unico accesso civico fatto riguardante questa tematica, in cui l'azienda nel 2017, ecco, 28 febbraio 2017, ci risponde che la struttura di Giara non è interessata da alcuna inagibilità. Ora, che io ricordi, che Rita Patanei ricordi, perché vive qua e quindi sappiamo bene, non mi pare che dal 2017 ad oggi ci siano stati degli eventi
catastrofici tali per cui la struttura oggi è diventata inagibile. E allora noi materialmente abbiamo sempre il solito onorevole, per esempio Nicola D'Agostino, che viene a dire e viene a dirci, dice: ah, ma la struttura di Giara è inagibile. Onorevole, la struttura di Giara non è inagibile, perché lo dice la stessa ASPI che la struttura di Giara invece è agibile. Lo dico a lei, come lo dico alla Foti, come lo dico a tutti gli onorevoli che si sono messi contro la Giara. La struttura di Giara non è inagibile e lo dice la stessa ASP. Oggi, nella previsione, se è vero, che si voglia dare seguito a quello che è il nuovo costo politico della regione siciliana, perché io a Musumeci, alla soggiunta, questo io lo riconosco, grazie non lo devo dire per un mio diritto, quello alla salute, però il presidente Musumeci con la soggiunta di fatto hanno stabilito che Giara deve riessere nuovamente e deve riavere il suo ospedale di base. Quindi però io non mi sento appunto sotto questo punto di vista di ringraziare alcuno, perché ecco, infatti nella seconda pagina si evince appunto il fatto che non c'è nessuna praticamente inagibilità, anzi ci elencano appunto gli interventi che hanno fatto. Quindi voglio dire che iniziano di parlare ancora male dell'ospedale di Giara. Il problema dell'ospedale di Giara, che poi è un problema generalizzato per tutti gli ospedali, è quello della mancanza di personale. I medici che oggi non si trovano, così come il dottor Castriciano ha detto, vanno al nord, d'accordo, vanno al nord perché chiaramente avendo più posti letto e quindi più strutture sanitarie, è chiaro che hanno più possibilità di lavoro. C'è anche da dire però, ovviamente, c'è anche da dire però che si sta pagando oggi quella politica sbagliata, per esempio, di fare il numero chiuso negli accessi alle facoltà di medicina. Perché se io, così come nelle scuole, lascio il numero aperto, poi è chiaro che devo portare avanti da insegnante, docente universitario, chi effettivamente è in grado di andare avanti. Non è che posso buttare avanti broccoli, perché poi mi trovo quelli effettivamente, voglio dire. Cioè, la meritocrazia deve esserci. Diciamo a chiudere entro il 2020 appunto è prevista la chiusura di 24 PTE. E voi nello specifico avete fatto uno studio, appunto lo vediamo anche la slide, dove si ci mostra appunto i PTE che sono già stati chiusi, i PTE in fase di chiusura e quelli aperti, mi pare. Adesso dovremmo vederlo. Sì, questo è un approfondimento che abbiamo fatto con il circolo qui a Messina, che riguarda comunque tutto il territorio regionale, che quindi da lì si evince che ci sono 24 in un procinto di chiusura o già chiusi, tra cui nella provincia di Catania c'era quello di Gran Michele che doveva essere chiuso, poi scongiurato. Cioè, come dire, alla fine si va avanti per, come anche appunto l'ospedale di Giarre, il governo regionale precedente lo chiude, quello di oggi lo riapre, ma per quanto? Cioè, non c'è una programmazione sanitaria adeguata, si va da spot, perché questa politica di oggi risponde soltanto al consenso immediato. Lì ci sono territori, cioè Gran Michele, Ramacca, Randazzo, anche il comune di Randazzo ha problemi per quanto riguarda il PTE, sono punti che neanche sono dei punti di stabilizzazione, dove appunto c'è il primo soccorso, viene stabilizzato un paziente e caso è trasportato in ospedale. Ma quelli che restano aperti non è che restano aperti e sono adeguati a rispondere, come appunto diceva anche il signor La Rosa, adeguatamente alle necessità dei cittadini, perché poi quando noi riduciamo i pronto soccorsi, riduciamo i PTE, le persone che comunque devono come appunto è successo anche appunto a Giarre, si rischia che una persona per andare a curarsi rischia pesantemente la vita, perché si allungano i tempi di ricovero o di primo intervento. Ma
vengono a rispondere a queste le logiche quali sono? Quelli che se un PD non ha 6.000 ingressi deve essere chiuso, quindi diciamo la vita dei cittadini siciliani diventa un numero, se io rientro nei numeri tengo il PD aperto, se no lo chiudo. Cioè, bisogna rispondere alle esigenze dei cittadini. Se un territorio è isolato, è comunque lontano da un ospedale, ha bisogno di una struttura adeguata affinché si possa fare non soltanto la stabilizzazione di un paziente, ma anche un primo intervento efficace con gli strumenti che servono. Io, per esempio, mi sono trovato a utilizzare quello a Francavilla di Sicilia, e posso dire che c'è un personale incommiabile, mi è lasciato da solo, è sotto. Il numero delle persone che ci lavorano non è adeguato, i turni sono, insomma, alcuni sono anche da soli, non hanno gli strumenti adeguati per fare un efficace intervento. In alcuni casi, appunto, in PTA ci sono le ambulanze, i mezzi di soccorso avanzato, che ce n'è uno, ma se ci sono due necessità, che fa l'altra persona che ha bisogno di un intervento urgente, che cosa succede? Quindi qui è vergognoso che comunque la regione siciliana, nel caso in cui possa arrivare, oggi vediamo con la pandemia che sta succedendo, quella situazione sanitaria che noi abbiamo, e se siamo in delle situazioni di giallo-arancione o sarà rosso, non so, speriamo che la situazione vada a migliorare, però è anche dovuto al fatto che non abbiamo un sistema sanitario adeguato, e quindi questo ci comporta anche non soltanto il rischio della vita da parte dei cittadini, ma grosse perdite economiche, perché non possiamo rispondere alle esigenze di un territorio in una situazione come questa. Cioè, i PTE non vanno chiusi, non ne andrebbe chiuso nessuno, anzi, andrebbero aumentati. Ma noi diciamo, ma è possibile farlo? La Sicilia può fare un suo piano regionale sanitario, ha il diritto, lo può fare per Costituzione, lo può fare per Statuto Siciliano, avrebbe anche i fondi per intervenire dove ci sono delle criticità, non tagliare ed eliminare questi PTE che oggi che sono... quelle, appunto, ribadisco che restano aperti, non sono adeguati, ma che comunque hanno salvato tante vite e continueranno devono continuare a poterlo fare con delle strumentazioni adeguate per un primo intervento, con anche l'assunzione del personale adeguato. Cioè, noi siciliani dobbiamo renderci conto che in primis questa situazione è frutto della politica regionale, ma non perché una politica regionale piccola, piccolissima, perché non hanno dignità, orgoglio, non perché rispondono a interessi che non sono quello del popolo siciliano, e per la loro carriera politica vendono i nostri diritti, anche perché c'è un paradosso enorme che evidenzia questo. Cioè, se noi abbiamo una classe politica descritta anche dalla vulgata nazionale come pessima, inefficiente, non adeguata, come mai fanno carriera e rivestono ruoli importanti all'interno di istituzioni italiane? E se di contro sono abbiamo una classe politica così, così negativa? Perché? Perché effettivamente vendendo i nostri diritti hanno la possibilità, grazie a secondare le politiche delle segreterie italiane, di fare la loro carriera. Noi siamo stanchi, il nostro movimento... Facendo una breve sintesi, qual è l'obiettivo? Che il politico siciliano deve sedersi di fronte al politico italiano e non alle sue spalle, facendolo yes man per un ritorno e un interesse prettamente personale per la propria carriera. Il fatto di non avere referenti o chi ci comanda da Roma o dalle varie segreterie, che possono essere di Genova, Milano, Firenze, dei vari partiti nazionali, questo è, credo che, a parte noi, debba essere un principio fondamentale che deve entrare nella consapevolezza di tutti i siciliani, per dare una svolta non soltanto nel settore sanitario, ma anche negli altri settori della vita sociale siciliana. E andiamo a chiudere con leggendo, credo, un'altra domanda che intanto è giunta. La regia mette Salvatore Turrisi: assenza della politica deve far riflettere in futuro la classe dirigente attuale che ha fallito. Il danno, a mio avviso, è dettato da una parte politica scese, che non la leggo più. Sì, grazie tanto, Faro, in regia, che intanto
guida a distanza, è una politica accese che ha fatto destabilizzare l'ospedale di Giarre. La classe dirigente attuale è fallita, questo è il problema. È quello che purtroppo un dicevo io. È una domanda. Sì, vabbè, ma è un rimarca appunto quello che dicevo io, no, non è un amico che ho pagato per far scrivere, diciamo, un commento del genere, però no, è quello che è la verità. È quello che purtroppo abbiamo pensato, ma in questo contesto, diciamo, politico, permettetemi di indicare anche il ruolo fondamentale di quelli che in ogni comune dovrebbero essere responsabili sanitari, vale a dire i sindaci. Ora noi, cioè voglio dire, i sindaci, cioè, ma lo sanno qual è appunto il loro ruolo, diciamo, come responsabili sanitari? Io penso che, avendo visto, diciamo, e siamo andati purtroppo in conflitto sempre diretto e frontale con toni quanto più accesi possibili anche nel mio stesso caso, e chiaramente questa situazione non la sanno, perché voglio dire, quando c'è stata appunto questa decisione di fare per esempio 10 reale come ultimo fatto ospedale Covid, noi abbiamo visto appunto che il consiglio 10 reale, così come c'è stata una sorta di presa di posizione da parte dei sindaci, e sono stati davanti all'ospedale, si sono fatti la loro bella fotografia con le fasce tricolore, ma poi cosa è stato fatto? C'è nulla. Noi quasi un mese fa c'è stato, ribadisco un concetto detto prima, un atto di indirizzo votato all'unanimità del Consiglio Comunale, atto di indirizzo che tra le altre cose si è notevolmente, diciamo, come dire, ispirato a situazioni che come Comitato Cittadino, che stiamo sul pezzo 24 ore al giorno, abbiamo portato in evidenza, e loro lo hanno fatto proprio il Consiglio Comunale come atto politico, come avevamo anche chiesto, e hanno trasferito al sindaco, diciamo, questa, come dire, investitura che doveva riguardare non solo lui, ma anche gli altri 9 sindaci del distretto. Noi siamo ancora in attesa di eventuali azioni eclatanti, o anche che altri consigli comunali del distretto sociosanitario di Giarre prendano e facciano un atto di indirizzo nei riguardi dei loro sindaci analogo a quello che è stato fatto a Giarre. Purtroppo la politica, anche a livelli proprio più diretti a quelli che sono i cittadini, vale a dire i sindaci e i consiglieri, sono totalmente assenti. Poi però, se succede l'irreparabile, che è un parente, un familiare, un amico di questi signori, dovesse purtroppo non trovare l'ambulanza disponibile, o la attende per 38 minuti come l'ha attesa in vano Giovanni Sorbello, che è morto a terra a riposto, oppure che viene lasciato 3 ore e mezza come Nino Culisano al pronto soccorso di Cereale e muore. Poi a quel punto succede, è successo anche a me, quindi capiscono il problema. Poniamo, se possibile, prima dell'irreparabile. Bene, io vi ringrazio. Castriciano vuole aggiungere qualcosa? No, condivido, dicevo, è successo pure per esempio a Barcellona, nell'ospedale di Barcellona, che purtroppo una paziente ha dovuto aspettare 18 ore per essere portata a Messina, e quindi il mio auspicio è quello che si possa creare una sinergia tra tutti i siciliani, ma in particolar modo chi in questi ultimi anni vive quei territori dove il disagio sanitario è crescente, enorme, come appunto Giarre, perché è un problema che riguarda non soltanto Giarre ma tutto il territorio siciliano, come abbiamo visto anche dal progetto di chiusura che coinvolge circa 350.000 abitanti, la chiusura di tutti i PTE che devono essere chiusi in Sicilia solo perché non ci sono gli ingressi adeguati, o chiude il punto nascita a Pantelleria perché non ci sono 500 nascite, come se chi nasce sotto la soglia dei 500 non ha diritto ad avere un servizio adeguato per la nascita. Questo è proprio vergognoso. Mi auspico, io infatti saluto anche il nostro
coordinatore provinciale di Catania, che è Raffaele Benebianco, che si possa, diciamo, noi siamo disponibili a poter creare anche una sinergia per far sì che la voce di Giara non sia, perché non è l'unica, e che in altri territori dove si trova il PTE succede che magari il sindaco si rivolge al presidente della regione, quindi ci sia un'interlocuzione tra un sindaco, il consiglio comunale e la regione, e non abbia quella forza adeguata, quando si potrebbe fare una sinergia tra tutti i territori svantaggiati in questo momento, che poi riguarda tutti i siciliani, attenzione, di più di meno per altre motivazioni, chiusura di posti letto eccetera, ma che possa nascere con forza una rivendicazione per avere quei diritti che ci spettano, che altri territori in Italia hanno e che noi in Sicilia non abbiamo, non perché non ne abbiamo né la capacità, né il diritto, né le risorse economiche, ma perché sono semplicemente delle scelte politiche adottate fuori dal territorio siciliano. A tal proposito, voglio ricordare appunto che di recente, e siamo stati inseriti anche noi come comitato, è stato costituito un coordinamento regionale di comitati attinenti alla salute. Ci sono dei comitati di, appunto, a parte le isole, Pantellerie, Lipari, c'è Castelvetrano, c'è Leonforte, Piazza Armerina, Noto. E per esempio a Noto la settimana prossima, domenica prossima, è prevista una manifestazione locale dove materialmente i cittadini e il comitato ha invitato appunto i cittadini a riconsegnare le schede elettorali, ma hanno anche in questa occasione, diciamo, invitato, se è possibile, una rappresentanza degli altri comitati, speriamo noi di Giara di poter essere presenti, affinché appunto si faccia una notevole visibilità nell'ottica appunto dell'unione fa la forza. Noi un'esperienza simile l'abbiamo fatta anche a Roma nel 2016 a livello di comitati nazionali, quindi speriamo che possa cambiare qualcosa. Esattamente, io ringrazio Angelo La Rosa del Comitato Cittadino Giallo di Grazie Ospedale. A voi. Ringrazio Gianluca Castriciano, vice segretario. Grazie a voi per l'opportunità. Liberi, e sicuramente ci ritroveremo in qualche piacere. Altra puntata. Grazie, grazie e buonasera. Una buona serata a voi e una buona serata agli spettatori. Grazie, arrivederci. Seconda parte. Seconda parte della nostra puntata, andiamo a Fiume Freddo di Sicilia, dove troviamo in videocollegamento la consigliera comunale di Fiume Freddo, Marinella Fiume. Buonasera, Marinella. Ci sente? Pronto? Ci sente? Non so se funziona bene la connessione. Non ci sente. Dottoressa Fiume, ci sente? Buonasera, si sentono tante scariche. Salve, dimmi quando posso parlare. Allora, Marinella Fiume, appunto consigliera comunale, oggi ci parlerà dell'appello di cui si fa portavoce, insomma, in rappresentanza di tutti i consiglieri di minoranza di Fiume Freddo di Sicilia, l'appello a comprare siciliano. Intanto grazie alla giornalista Rita Patanè, alla vostra televisione per lo spazio accordato a me, ma soprattutto all'iniziativa. Guardiamo le nostre televisioni libere, locali, sosteniamole. Spesso lavorano in regime di volontariato, eppure ci danno notizie di prima mano sulle nostre realtà locali e territoriali. La campagna che voglio promuovere insieme
con i colleghi della minoranza consiliare di Fiume Freddo di Sicilia, ma a cui è auspicabile che aderiscano tutti senza distinzione e anche il territorio, vuole essere un piccolo segnale, in particolar modo adesso che si avvicinano le festività natalizie, per difendere e valorizzare intanto i prodotti locali siciliani, agricoli, artigianali e in particolare i cosiddetti negozi di vicinato. È una campagna che incomincia ad aver luogo anche in altri comuni siciliani, per esempio vediamo il manifesto che ha fatto Taormina, che è partita proprio da una campagna che si chiama Aiutiamo le nostre attività con una cena virtuale, portata avanti dal consigliere comunale Giuseppe Sterrantino, prendendo spunto da una piccola ma significativa iniziativa realizzata dal CARS, Comitato Amministratori Regione Sicilia, dove sono partiti in una campagna a sostegno delle attività di ristorazione siciliane in difficoltà a causa delle restrizioni provocate dall'attuale momento di emergenza, attraverso un semplice passaparola. Si sono riuniti in una cena virtuale a base di pizza e specialità della tradizione gastronomica siciliana, centinaia di amministratori locali, per dimostrare come tutti insieme si potrebbero aiutare, supportare tutte le nostre attività commerciali, non solo quelle della ristorazione, sensibilizzando tutti a seconda delle proprie possibilità a comprare locale e sostenere quindi il nostro territorio. Come amministratori, come cittadini, come fiumefreddesi, abbiamo ritenuto importante lanciare un messaggio di sensibilizzazione verso tutti a seconda delle proprie possibilità a comprare locale, a comprare sotto casa e sostenere il nostro territorio e le sue attività commerciali. Lo abbiamo fatto per dare un segnale positivo, un piccolo barlume di speranza a chi in questo periodo di pandemia rischia di perdere quanto spesso ha costruito con una vita di sacrifici e di duro lavoro. C'è infatti, a parte la crisi appunto sanitaria, la crisi epidemiologica, c'è una crisi economica che attanaglia poi tutti, ma soprattutto poi quelli che sono i piccoli produttori locali, anche gli artigiani locali. Voi vi basate su uno studio preciso che appunto secondo il quale se si comprasse appunto siciliano in questo caso, quindi all'interno della propria o paese o comunque territorio interland, si potrebbe risollevare l'economia locale. Sì, certamente. Per quanto riguarda per esempio l'agricoltura, è assolutamente indispensabile comprare le nostre arance siciliane, che in questo le nostre arance locali, non solo perché per le loro proprietà organolettiche, ma anche perché in questo periodo è necessario rafforzare i nostri anticorpi, e una spremuta d'arancio è quanto di più indicato per farlo. Abbiamo voluto fare questa campagna di sensibilizzazione perché ha queste finalità. Noi sappiamo benissimo che viviamo in una situazione economico-finanziaria e sociale che è guidata da
dinamiche che ormai sono globali. Però abbiamo voluto chiedere di tutelare la funzione commerciale e artigianale, perché è una funzione che ci garantisce non solo servizi a due passi da casa, ma anche il decoro per i nostri paesi, i nostri centri storici, che spesso vediamo svuotati di interesse, di attrattività, di richiami a favore di meccanismi più aggressivi, più forti, difficilmente governabili dalla imprenditoria locale. È un'iniziativa piccola ma importante in un periodo in cui sia il piccolo commercio sia tutte le persone sono messe a dura prova. È pertanto fondamentale che si acquisisca una consapevolezza maggiore di quello che sta accadendo, che va ben oltre la semplice crisi che c'è sempre stata in questo o in quel settore. Si tratta solo di un'azione che non ha né l'obiettivo di pensare di influire su meccanismi molto più grandi di tutti noi, e neanche quello di spingere ad acquistare di più. La crisi investe tutto, ma è un'azione che ha come fine quello di attivare tutte quelle piccole sinergie, quelle azioni che permettono anche ai nostri centri di restare vivi e vivibili, e quindi di tutelarci tutti insieme. Noi vediamo per esempio che il Natale senza i nostri esercizi commerciali sarebbe veramente spento, sarebbe senza luci, senza ornamento, un centro storico triste, abbandonato, in cui il Natale non si avvertirebbe. Noi dobbiamo fare comunità, unirci intorno ad obiettivi comuni. E perché dobbiamo farlo? Dobbiamo farlo perché amiamo la nostra città, dobbiamo farlo per ritornare più forti, dobbiamo farlo per rialzarci insieme, che sono tre forti motivazioni sulle quali si articola la campagna lanciata da noi consiglieri di minoranza per rilanciare il commercio locale in questa fase tanto complessa e delicata che vede i negozi di vicinato come uno dei settori sui quali la crisi sta impattando maggiormente. E allora all'interno del contesto cittadino dobbiamo permettere nel nostro piccolo, al tessuto del piccolo commercio locale, di reggere l'urto della crisi e ricominciare a ripartire dopo i continui stop and go che hanno penalizzato pesantemente le attività. E del resto, come freddo, sono tante, insomma, abbiamo tantissime, anche tanti prodotti, tante eccellenze, anche per quanto riguarda i prodotti artigianali, i prodotti gastronomici. Artigianali, ma anche esercizi artigianali, centri estetici, parrucchieri, gastronomici, pizzerie locali e commerciali del piccolo commercio locale, che si deve preferire all'e-commerce, al commercio online, per i nostri piccoli o grandi regali di Natale. E noi sappiamo che l'e-commerce, il commercio online, con questo Covid ha aumentato notevolmente i suoi introiti e di fatto versa pochissime tasse in Italia. Siamo consapevoli dei loro introiti e che queste piattaforme forniscono spesso dei vantaggi, non ce lo neghiamo.
ma si tratta di un periodo di crisi eccezionale ed è giusto favorire maggiormente chi crea ricchezza sul territorio. Allora, con l'approssimarsi del periodo natalizio, la situazione rischia di diventare veramente drammatica, in quanto le vendite di Natale costituiscono una parte importante del fatturato annuo di una miriade di esercizi commerciali. Agiamo dunque nell'interesse dell'economia del nostro territorio per favorire la ricaduta della ricchezza nel nostro territorio stesso e tra l'altro scongiurare anche la perdita di qualche posto di lavoro. Un segnale, è un segnale il nostro, quello di acquistare nei negozi locali e di tenere più viva la città. Abbiamo visto come l'effetto Covid deprime il Natale anche dal punto di vista economico. C'è stato un calo dei consumi ad oggi stimato al 20,3% rispetto al periodo dell'anno precedente. Questi sono dati che ha dato l'ufficio studi di Confcommercio, che ha dimostrato come c'è un netto calo dei soldi della tredicesima destinati ad acquisti. Dunque è necessario mettere in atto misure adeguate a sostegno dell'attività locale che è ulteriormente penalizzata dalla spietata concorrenza del commercio online. Tra l'altro, queste misure di protezione e di incoraggiamento all'acquisto locale sono state già fatte nei paesi del nord. L'ha fatto Milano, l'ha fatto Lodi, l'ha fatto Monza, l'ha fatto tutta la Brianza. La maggior parte dei comuni al nord lo fanno. A maggior ragione dobbiamo farlo noi al sud, sostenendo i nostri prodotti siciliani. La campagna risponde al messaggio di comprare e ordinare nel negozio vicino casa. Dottoressa, compriamo nei negozi del cuore, aiutiamo i nostri territori a ripartire, le nostre città a riaccendere le luci e cerchiamo di coinvolgere in questo tutta la cittadinanza, altrimenti la campagna rimane sterile. Purtroppo l'emergenza sanitaria che si è trasformata in emergenza economica ha colpito duramente in particolare i negozi di vicinato. Ma nonostante questo le attività commerciali vogliono rialzarsi e perché ciò avvenga è necessario che tutti i cittadini si sentano coinvolti. E dottoressa Sima, prima di salutarci, a proposito di spirito di comunità, restiamo a Fiume Freddo, noi vediamo un servizio perché riguarda il saluto, la giornata di ringraziamento che c'è stata domenica scorsa per salutare appunto padre Gian Battista dopo 35 anni di arcipreatura parrocchiale della Chiesa Maria Santissima Immacolata. I solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Immacolata, protettrice di Fiume Freddo di Sicilia, non potevano che aprirsi con il saluto e il ringraziamento a chi in tanti anni di sacerdozio ha coltivato, cementato e reso ancor più viva la devozione per la Madonna, ossia l'arciprete parroco Gian Battista Rapisarda. Nato nel 1944 e ordinato presbitero nella stessa parrocchia Maria Santissima Immacolata nel luglio del 1967, padre Gian Battista, nei suoi 53 anni di sacerdozio, si è consacrato per 35 alla guida della comunità di Fiume Freddo, ove ha cominciato nel 1985 come vicario per diventare parroco l'8 dicembre del 1990. Per questo la giornata di ringraziamento della scorsa domenica ha concluso
conclusione del suo ministero pastorale è stata densa di emozioni. Padre Giambattista ha presieduto la messa della mattina e ha concelebrato, unitamente ai sacerdoti della comunità parrocchiale, il solenne pontificale delle 18, presieduto dal vescovo Monsignor Antonino Raspanti, presenti per l'occasione le autorità civili e militari del comune, il sindaco Sebastiano Lucifora. Alla fine della Santa Messa ha dedicato parole toccanti al sacerdote che ha messo la propria vita a servizio di Fiumefreddo, a conferma la lunga lettera in cui Matteo Strano si è fatto portavoce del sentire dell'intera comunità. Padre Giambattista Rapisarda, commosso, ha ringraziato tutti dell'affetto dimostrato negli anni, ricordando pure i 10 viceparroci che lo hanno accompagnato. Siamo tanti zero, ha detto, ma se ci mettiamo tutti accanto all'uno Cristo Gesù, diventiamo milioni. Allora non siamo soli. Padre Giambattista Rapisarda, un momento di saluto, ma un arrivederci con la sua comunità questa sera. Sì, un saluto, un arrivederci, ma anche un rivivere l'esperienza di tanti anni di vita vissuta insieme con tanti giovani ragazzi, con tante attività. La parrocchia è ricca di grandi presenze e quindi gioisco nel lasciare questa eredità di persone che possono collaborare e far crescere una comunità secondo il Vangelo. Sono contento di questo, commosso anche perché è un distacco che un pochino dispiace, ma le cose umane sono queste, bisogna distaccarsi, ma soprattutto capire di aver lasciato un seme che potrà produrre frutti. Questo è l'augurio più bello. Questa sera mi hanno commosso anche le loro espressioni di affetto, di augurio, che sono sinceri, anche se sono magari troppo esagerate rispetto a quelle che sono le mie qualità. Quindi ringraziamo il Signore, ci auguriamo che le comunità cristiane crescano sempre con questo grande desiderio di crescere nell'amore, nell'unità, nell'impegno verso gli altri. Sì, grazie a Dio oggi abbiamo potuto vivere questo momento di gioia, certo misto anche un po' alla sofferenza per il periodo che stiamo vivendo, ma anche in genere il saluto porta sempre un po' di tristezza. Però questa tristezza per noi è luce, perché ci apre la speranza di sapere che Padre Giambattista è sempre con noi e ci sostiene soprattutto con la sua, col suo esempio sacerdotale, soprattutto con la sua preghiera. Un momento quindi particolarmente toccante per l'intera comunità fiumefreddese che domenica scorsa si è stretta attorno a Battista Rapisarda. E a proposito di parrocchia, i giovani invece della parrocchia Maria Santissima Immacolata, insieme ai volontari del servizio civile, in collaborazione con tutti i supermercati del territorio, hanno organizzato la colletta alimentare Pro Caritas. Già la prima giornata si è svolta oggi e continuerà domani, sabato 5 dicembre, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16 alle 19.30. Si potrà comprare qualsiasi cosa e lasciare qualsiasi cosa appunto in più e lasciarla nel carrello appunto della colletta alimentare, o in alternativa si potrà anche depositare il prodotto direttamente nelle ceste in chiesa. Quindi è un'altra iniziativa di solidarietà chiaramente per le famiglie indigenti del paese. Dottoressa Fiume, ci lasciamo quindi con un ultimo commento, quindi l'augurio che possiamo fare ecco, per questo periodo è quello di essere tutti più vicini e soprattutto più solidali insomma, verso il prossimo. Grazie a voi, saluto Padre Giambattista, lo ringraziamo per il lungo apostolato in favore della nostra parrocchia. Do il benvenuto a Padre Carmelo, che ho avuto il piacere di conoscere quando egli era a Mascali. Invito tutti a contribuire alla colletta alimentare della Caritas. Io per primo l'ho fatto e continuerò a farlo anche adesso. Grazie a voi, buona serata. Grazie alla consigliera Marinella Fiume, che appunto abbiamo sentito.
questa rappresentanza del gruppo dei consiglieri di minoranza, Marietta Ormina, Giuseppe Lucifora e Giovanni Spinella. Grazie e buonasera. Buonasera. Bene, terza ed ultima parte della nostra puntata, che oggi appunto è stata un po' più difficile perché il regista, il nostro regista Salvo Faro non era in presenza con me, però come sempre mi ha sapientemente coadiuvato nella puntata, nonostante la connessione non sia delle migliori qui da casa mia. E ringrazio quindi sia Salvo Faro che GF Produzioni Video e anche Uno TV nella persona di Giuseppe De Cause. E, infatti appunto il punto web è visibile anche su 01 TV. Questa parte dicevamo che chiudiamo parlando di arte culinaria. E lo facciamo con Enrico Amatucci, un giovane chef, che anche egli fiume freddese, dovremmo averlo già in collegamento, non so se c'è. La regia mi dice che non è ancora entrato, allora presentiamo brevemente appunto Enrico Amatucci. Enrico Amatucci inizia ad entrare in una cucina quando aveva 12 anni e appunto racconta di questa prima volta in cui è entrato in cucina quando tutti gli altri preferivano magari giocare a calcio, quindi magari altri hobby, lui appunto inizia quella che è la sua passione, appunto la cucina. Da circa 2 anni prende la qualifica da chef, attualmente lavora, non so come. Buonasera Enrico, ti stavamo presentando. Quindi lavora appunto non solo appunto presso un ristorante, ma fa anche servizio di culinaria in diversi locali. Ha vinto diverse gare, qualificandosi al primo posto anche nella cucina senza glutine, poi magari dopo spiegherà meglio. Ha ottenuto anche un secondo posto in un concorso organizzato da Distro Italy, dove appunto si valorizza l'enogastronomia italiana. E per quanto il secondo posto appunto riguardava la cucina dell'Abruzzo. E poi insomma ha ottenuto diversi riconoscimenti in gare di pizza, appellati anche l'intaglio thailandese. Enrico, mi spieghi un po' meglio l'intaglio thailandese, già che ci siamo? Certo, allora l'intaglio thailandese non sarebbe altro che fare delle sculture su dei vegetali, come ad esempio delle zucchine, si possono realizzare delle rose, si può andare a lavorare un'anguria facendo rose o comunque sculture. Enrico, basta un pochino l'audio perché si sente un po' il ritorno troppo forte. Non ho capito. Abbassa un po' il volume del computer, perché si sente il ritorno. Ok, così va meglio? Sì, ok. Ok, dicevo allora, si vanno a realizzare delle sculture su angurie, zucca o comunque qualsiasi vegetale si voglia. L'importante è che abbia una polpa abbastanza densa in modo tale da realizzare la nostra scultura, come ad esempio dei pesci, si possono anche scolpire dei visi, si può scolpire dei cuori, si possono scolpire anche delle rose, comunque uno si può divertire su questa arte. Diciamo intanto che possiamo, intanto chi ci segue può anche farti domande, appunto commenti, appunto sapendo ma qualche curiosità in più anche per quello che riguarda la cucina. Sei anche, leggo,
specializzato in cucina banchettistica, cucina sottovuoto. Sì, cioè, ho preso anche diversi corsi e diversi attestati, come appunto la cucina di banchettistica, che non è altro che comunque andare ad esempio in un catering e svolgere un intero matrimonio dalla A alla Z, nel senso dall'arredamento fino ad arrivare ai primi piatti, agli antipasti e a quello che occorre per rendere anche carino un matrimonio, un compleanno o un qualsiasi evento che uno si voglia tenere. Invece la cucina sottovuoto, sì, è una cucina un po' più particolare, e più che altro vengono usate delle basse temperature, e come attrezzatura principale sarebbe o un forno adatto per questi tipi di cucine, o si va a utilizzare un runner, che è una cottura sottovuoto in acqua. E ci vogliono circa 12 ore, perché comunque appunto è una bassa temperatura, quindi viaggiamo in una temperatura tra i 50 e gli 80 gradi massimo, senza andare a incidere troppo il pezzo che stiamo cucinando, come una carne, un pesce o anche le verdure si possono fare benissimo. Soprattutto viene consigliata questo tipo di cucina anche per chi ha problemi a livello di diabete, che a livello di vitamine, che comunque rimangono incise dentro ogni singola cosa che viene cucinata. Quindi anche una cucina salutare. Sì, è anche una cucina molto salutare questa. Andiamo quindi adesso invece a vedere, concretamente ci mostrerà appunto una ricetta. Noi abbiamo detto che è una ricetta che si può fare benissimo la vigilia di Natale, perché il protagonista della ricetta è il pesce. Anzi, a dire il vero, sono due ingredienti fondamentali, il pesce e il pistacchio. Sì, diciamo che allora, essendo che ho fatto un corso di cucina giapponese, ho voluto portare un piatto giapponese nella nostra cucina mediterranea, che secondo me è la più bella. Quindi andiamo ad utilizzare due prodotti completamente siciliani, che sarebbero sia il tonno e sia il pistacchio di Bronte. Allora, il tonno, come sappiamo tutti, il pesce contiene omega 3, quindi ha molte vitamine, è ricco di fibre, è comunque un pesce non troppo grasso. Invece il pistacchio di Bronte ha anche vitamina tipo come omega 6, quindi è ricco di fibre, quindi chi ha problemi di fibre o comunque un problema alimentare già lo può andare a mangiare. E sono due ingredienti che vanno accorpati bene insieme. Però l'antica ricetta sarebbe stata con lo sesamo. Però siccome mi piace mettere il siciliano, perché comunque cerco di portare avanti la mia terra, i miei prodotti, che è la cosa migliore, vado ad utilizzare sicuramente prodotti siciliani. E quindi ho pensato a fare una piccola rivisitazione. E andiamo quindi alla preparazione. Vediamo tutti gli ingredienti. Allora noi prendiamo sulla tavola. Certo, allora noi andiamo a prendere il nostro pomo. Un pombo, perché tu non sei microfonato, chiaramente, quindi dobbiamo far pazienza, ma si capisce, insomma, la voce l'audio si sente. Ok, allora andiamo a prendere il nostro pezzo di tonno e ne andiamo a tagliare una piccola parte. In questo modo. Tagliamo sempre, un piccolo consiglio che posso dare, lungo le linee, in modo tale che non si sfarini il tonno, perché si potrebbe anche dissaldare. Poi, prepariamo la nostra pastella, nel frattempo, con acqua, farina e paprika. Acqua, farina e paprika? Sì, mettiamo un po' di orientale in questo piatto. Creiamo un composto comunque abbastanza denso, in modo tale che il nostro pistacchio non si stacchi. Il consiglio che posso dare è che mettiamo l'acqua a filo, in modo tale che non esageriamo troppo. Io ho detto, Enrico, che tu sei di Fiume Freddo, è corretto o ho sbagliato? Sì, sono di Fiume Freddo. Ah, ok, allora questa puntata Fiume Freddese. In larga parte, diciamo, più che altro la seconda parte. Ok, arrivata ad avere una pastella abbastanza densa in questo modo, andiamo a immergere il nostro tonno completamente.
e lo andiamo a mettere nella nostra. Intanto, noi sentiamo qualche rumore intanto di sottofondo, di interferenza, non so se hai altri a casa, se insomma è acceso qualche altro dispositivo. Intanto Salvo Faro, che è il nostro regista, scrive: Stefano Rucci, preferisce cucinare carne o pesce? E ti augura che buon lavoro. Allora, io preferisco sempre pesce, perché comunque è una passione dentro, e comunque siamo circondati da mare, quindi secondo me il pesce è la cosa migliore che si possa cucinare. Quindi pesce, non è più difficile, Enrico? No, il pesce va trattato in modo semplice, anche in modo delicato, non dai quella pressione che si potrebbe dare una carne, diciamo, cuocendola ad alte temperature, quindi una temperatura dolce. Infatti noi lo andiamo a cuocere nella nostra cassa alluminio in modo tale che non crea. Quindi intanto, dopo averlo immerso nella pastella, l'hai, diciamo, impanato con pistacchio, corretto? Sì. E l'hai avvolto quindi nella carta d'alluminio? Sì, a caramella. Ora ci spostiamo e andiamo a immergerlo nel nostro olio caldo. Io per tempi tecnici ho velocizzato un pochettino in modo tale da, diciamo, certo, avere più tempo. Ricordiamo peraltro che ti trovi a casa in questo momento, quindi non disponi magari neanche di tutta l'opzione che puoi avere nella cucina, appunto, di un ristorante. No, quello senza ombra di dubbio. Però comunque posso dire che è una ricetta semplice, facile e veloce, perché ci vogliono circa 20 minuti a farla, non è eccessiva. Il tempo di cottura, infatti, partiamo dai 3 minuti, 4 minuti massimi. Quindi diciamo che sono anche ricette veloci da fare anche quando si hanno molti invitati, anche se in questo periodo purtroppo non possiamo essere vicini a tutti, ma solo in modo virtuale. E quindi con questo involucro viene immerso in olio caldo. Sì, non olio caldo, però l'alluminio, ripeto, diciamo che lo conserva in modo tale che non lo mette troppo sotto pressione. Ci punge, certo, diciamo, quasi da, come possiamo dire? Da isolante. Sì. E quindi, Enrico, questa, cioè, non è una frittura, non è una frittura. No, non è completamente una frittura, perché comunque... E qual è il metodo di cottura? Come lo possiamo definire? Questa è una cottura olica, cioè nel senso immersa nell'olio, ma non andando a toccare il nostro pezzo. Quindi anche chi avrebbe problemi di cottura... Puoi ripetere? Olica, cioè nel senso immersa nell'olio. Però anche chi avrebbe problemi di colesterolo non andrebbe a causarle un problema, perché comunque c'è questo involucro che la ricopre senza problemi. E poi comunque il pesce e il pistacchio soprattutto per il colesterolo è fondamentale, perché è come se è un nemico, lo vede. Sono infatti questi due ingredienti, entrambe proprio hanno tante qualità nutritive e importanti. Sì, hanno molte proprietà appunto importanti e che fanno bene soprattutto al nostro corpo. E fanno bene anche di comunque a problemi di diabete, colesterolo, contiene molto omega 6, omega 3, come ad esempio. Parliamo del tonno. Sì, invece il pistacchio contiene omega 6, quindi ha molte vitamine e ti dà una scarica in più anche a livello di star bene. Soprattutto nei periodi, secondo me, invernali, che comunque uno è un po' più debole, causa influenza, causa un po' di tutto. Quindi, okay, insomma, questo è un piatto anche benefico, possiamo dire. Allora, è pronto? Sì, andiamo ad asciugare un pochettino e ritorniamo nella nostra postazione. Io oggi il piatto l'ho potuto accompagnare con una semplice caponata,
Sì, ricordiamo chiaramente anche per tempi, per le tempistiche che abbiamo. Ma tanto già mi è venuta fame, Enrico, quindi penso che sia abbastanza invitante, ecco. Quindi andiamo a tagliarlo con lo stesso involucro? O... Sì, 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 lo andiamo a togliere dopo il nostro involucro. Quindi lo tagliamo a fette, sì. E poi andiamo a, diciamo, ad impiattare. Giuseppe Faro, che salutiamo, che è l'altra metà di GS Produzioni Video, che ancora ci stiamo vedendo in questi giorni, perché con Giuseppe Faro faccio soprattutto servizi in esterna, commenta, che diciamo, dice che si autoinvita a casa dello chef. Non so, se siete più di, già più di quattro, non credo che Giuseppe possa autoinvitarsi. No, però sarebbe un enorme piacere, alla fine a me piace cucinare, ho la passione, quindi anzi accetto sempre chi vuole provare anche comunque nuove cose, perché non sono cose che uno vede tutti i giorni. Ce lo ricorderemo, Enrico, così appena possibile ci autoinvitiamo. È un enorme piacere, veramente. E se vuoi farò continuare la ricetta perfetta per l'ora di cena, infatti è proprio una ricetta proposta per una vigilia di Natale, anche una ricetta appunto abbastanza semplice come abbiamo visto. Sì, perché allora a me non piace far vedere chissà quale ricetta, quale cosa che tutti possono dire a casa, vabbè, ma io non lo potrò mai fare, perché non è vero. Secondo me nella vita intanto se uno ha passione e lo vuole fare non ha nessun problema. E comunque sono cose che abbiamo anche in casa, non dobbiamo andare a cercare varie attrezzature o chissà quale cosa. Certo. Quindi chi lo voglia provare in casa lo può fare tranquillamente. Lo può fare. Sì. Come vedete la cottura al centro è abbastanza rossa, quasi lasciato crudo. Come quasi una tartare, perché comunque, come ripeto, il tonno non va sfrantumato o stracotto, se no perderebbe tutto, e anche a livello di palato non sarebbe la stessa, diciamo la stessa, come possiamo dire? Non sarebbe, insomma, non avrebbe lo stesso sapore, chiaramente. Lo stesso sapore, ma anche a livello di quando lo mangiamo, sarebbe un po' più stopposo e non andrebbe sì. Bene. Quindi stiamo impiattando, diciamo, andiamo poi a prendere appunto anche il contorno, la caponata in questo caso, ma quale potrebbe essere un altro contorno, Enrico? Magari un po' più... Delle semplici patate al forno o delle semplici patate bollite? Ah, proprio. No, sì, io pensavo... non ha bisogno di essere maltrattato. Quindi non andiamo, insomma... fare cose anche nel contorno, manteniamo ecco quella semplicità che poi lascia intatti i sapori, diciamo, originali, ecco. Sì, perché secondo me la semplicità è a dare gusto, non maltrattare mai gli alimenti. Cosa stai mettendo adesso, Enrico? Che non lo vediamo. Dei semplici liberi, rossi. Si trovano comunemente al supermercato, quindi non c'è bisogno di impazzire andare a cercare in giro. Scusami, cosa? Non ho sentito. Sono dei ribes rossi. Ribes? Ah, ok. Sì, sì. È un frutto quasi esotico. Tropicale. Questi invece sono dei petali di cipolla realizzati semplicemente in acqua dolce, in modo tale che lasciano la croccantezza ma allo stesso tempo la morbidezza interna. Bene, quello che hai messo prima invece, quello verde, cos'è? Quelle sono delle foglie di basilico. Ah, beh, io da qua non vedo. Quindi basilico e foglie di cipolla.
Sì. Il nostro piatto è pronto. E quindi un piatto pronto, possiamo dire una ventina di minuti, all'incirca una mezz'oretta, perché forse tu già avevi comunque preparato prima. Le cose che ho preparato, però comunque sì, all'incirca ci vogliono 20-30 minuti per realizzarlo. E come avete fatto caso, non ho usato né sale né pepe. Il piatto, se possibile, lo mostriamo un po' più da vicino, se possibile. Sì, dicevi Enrico? Come avete potuto vedere, non ho usato né sale né pepe, né non ho usato questi ingredienti perché già comunque il tonno c'ha il suo sale e il pistacchio dà il suo gusto, quindi non occorre avere sale in aggiunta. Ah, quindi non dobbiamo mettere altro sale? No, basta quello del pesce. Per sentire il vero sapore del pesce basta lasciarlo neutro in questo modo, perché già il pesce è abbastanza salato di suo. Ah, perfetto, vedi, una cosa in più. Bene, allora, sì. Una ricetta semplice, gustosa, si vede anche, insomma, anche alla vista, è bella da vedere, quindi è una ricetta che possiamo fare anche in queste feste in cui saremo più a casa sicuramente. Sì, senza ombra di dubbio. Io volevo solo ringraziare sia il mio parrucchiere che mi ha aiutato fino all'ultimo minuto per i capelli, e per i prodotti invece voglio ringraziare Giuseppe Ranza, direttore di Sici Food, che mi ha dato questi ottimi prodotti. Grazie Enrico Amatucci, noi ci ritroveremo per qualche altra ricetta sicuramente, e grazie per averci donato questa ricetta che tutti possiamo fare facilmente. E grazie allo chef Enrico Amatucci. Grazie a voi. E con appunto questo piatto siamo giunti, anzi siamo anche un pochino oltre l'orario di cena, noi chiudiamo anche questa seconda puntata che è stata appunto un po' più travagliata per via della mia assenza dallo studio appunto di GS Produzioni Video. In chiusura, sempre rimanendo a Fiume Freddo, voglio ricordarvi che appunto per la solennità dell'Immacolata l'8 dicembre GS Produzioni Video trasmetterà in diretta appunto a partire dalle ore 18 sulla pagina Facebook GS Produzioni Video e sul canale 115 del Digitale Terrestre Etna Channel la solenne messa in onore di Maria Santissima Immacolata presso l'arcipretura di Fiume Freddo di Sicilia. Appunto, Maria Santissima Immacolata è protettrice di Fiume Freddo. La Santa Messa sarà presieduta dall'arciprete parroco Don Carmelo di Costa. Tutta quanta la celebrazione verrà svolta nel pieno rispetto delle norme anti-Covid attualmente in vigore. Quindi si raccomanda appunto l'utilizzo obbligatorio della mascherina per chi andrà in presenza e il rispetto della distanza interpersonale per tutta la durata della messa. L'evento potrà anche essere seguito sulla pagina Facebook della parrocchia Maria Santissima Immacolata. È una solennità che è particolarmente sentita da Fiume Freddo di Sicilia. Grazie quindi a GS Produzioni Video per portare nelle nostre case anche questa festa in un periodo in cui non tutti potranno assistervi in presenza. Quindi io in chiusura ringrazio chiaramente chi ci ha seguito finora e chi ha interagito con noi attraverso domande e commenti. Ringrazio come sempre la regia a cura di Salvo Faro, ringrazio GS Produzioni Video e Giuseppe Le Cause per 01 TV. Grazie e ci vediamo la prossima settimana.